piccola flash news che merita un po' di discussione. Poche ore fa, vari siti iraniani di informazione gestiti dal governo, così come un sito palestinese e un sito, mi sembra siriano o libanese, vicini al regime iraniano, sono stati sequestrati dagli Stati Uniti. E qualcuno giustamente mi ha chiesto: ma com'è possibile che gli Stati Uniti sequestrino un sito web iraniano? Bene, la questione è molto interessante e per questo ho deciso di dedicarci un piccolo video. Allora, prima di tutto è utile notare una cosa: tutti i siti sequestrati hanno un dominio o .com o .net. Gli equivalenti domini.ir, ossia i domini nazionali iraniani, sono in piedi. Nel caso di PressTV funziona regolarmente ed è un dominio che si vede che è in piedi da tempo. Nel caso di Alalam, non so se l'ho pronunciato bene, che è un altro dei siti sequestrati, si vede che è stato raccapezzato all'ultimo, tant'è che il certificato che stanno usando è ancora quello del sito .net. Però in ogni caso, perché è utile sapere questo dettaglio del dominio .com o del dominio .net? E perché è importante saperlo? Perché è molto probabilmente alla base di come è stato fatto questo blocco. Non abbiamo certezze, ve lo dico, potrei anche sbagliarmi, ma ritengo abbastanza probabile che sia andata così. Sia i domini .net che i domini .com hanno in comune il fatto di essere gestiti da società americane. E tramite DNS si possono effettivamente bloccare siti in tutto il mondo. Come? Adesso lo vedremo tranquillamente. Allora, quando voi digitate nel vostro browser, faccio qua l'esempio che ho davanti, presstv.com, il vostro browser fa una semplice domanda al vostro DNS, che è: dov'è presstv.com? E allora il vostro DNS fa una cosa molto semplice. Va da quello che viene chiamato root DNS, sono un tot di DNS, diciamo, supremi, ne sceglie uno a caso e gli chiede: mi dici chi gestisce i domini.com? E lui gli risponde con un nome a dominio, che è quello di un name server, si chiama così. Lui a sua volta contatta questo name server e chiede: mi dici qual è il server che si occupa di prestv.com? Oppure in caso dammi direttamente l'IP se ce l'hai? E lui gli risponde con o l'IP o il nome di chi gestisce il server che si occupa di dirti qual è l'IP o gli eventuali altri sottodomini. Questo dipende un po' da come è organizzato il dominio, non è che è imperativo che sia organizzato in un modo o nell'altro. Ebbene, chi gestisce i domini.com? Chi gestisce i domini.net? Una società americana. Nulla vieta quindi al governo degli Stati Uniti, che sia inteso come esecutivo nel caso ci siano già sanzioni in ballo, come immagino sia qui dato che vedo il Dipartimento dei Commerci, o la magistratura, più banalmente. Nulla impedisce loro di dire: questo sito voi dovete reindirizzarlo da qualche parte. E probabilmente quello che è successo qua. I siti ufficiali, diciamo, i siti ancora online, sono ospitati in altri paesi, ad esempio quello di PressTV è ospitato in Danimarca. Questo invece è ospitato negli Stati Uniti. È quindi molto probabile alla fine che quello che abbiano fatto per sequestrare questi siti e rendere il sequestro effettivo in tutto il mondo sia stato andare dall'autorità che gestisce i domini.com e .net e imporre loro di reindirizzare questi domini presso un server di loro preferenza, dove mostrare questa schermata di sequestro. E questa è essenzialmente, diciamo, la versione magnificata dei blocchi DNS che vediamo noi di solito. Di solito viene imposto a livello, quando si tratta di siti di pirateria, cose così, di provider, il DNS del vostro provider che De vi dice che quel sito in realtà reindirizza da un'altra parte che è la pagina di censura. In questo caso, diciamo, è la versione sotto steroidi. Voi verrete reindirizzati a questa pagina dovunque siete nel mondo, perché? Perché quello che vi dice dove è questa pagina è stato costretto a dirvi che è nella pagina che vi informa del sequestro.